L'Inter è a un passo dalla clamorosa, perché il girone era tutt'altro che proibitivo, eliminazione. L'Atalanta invece ha fatto un miracolo. L'Atalanta ha fatto un miracolo perché ha vinto 0-2 in casa del Liverpool, e vincere ad Anfield Road è un vero e proprio miracolo. Che poi l'onor del vero è un'Atalanta che gioca bene. Non è un'Atalanta che gioca di rimessa, è un'Atalanta che gioca bene, è un'Atalanta che ha delle grandi occasioni, è un'Atalanta che molto spesso arriva in fondo, è un'Atalanta che ha già delle chance del primo tempo con un Ilicic praticamente rivitalizzato, è un'Atalanta, ragazzi, che non fa tirare mai, 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 mai in porta il Liverpool. E questo secondo me è un dato da valutare. Perché? Perché il Liverpool è una squadra potenzialmente devastante. Io adesso voglio prendere i giocatori davanti del Liverpool di oggi, erano Salah, Mané e Origi. Origi era stato scelto al posto di Firmino, non so se avete sentito il commento, ci ha fatto tutta la disamina su Firmino, su tutto quello che gli piace fare nella vita a Firmino, fatto che oggi Firmino non giocava, e potenzialmente c'era anche un attacco più pesante. E invece il Liverpool non è mai arrivato in porta, e questo è un grande segno di maturità, grazie ad una fantastica, fantasmagorica partita di Romero dietro, perché Romero praticamente ha chiuso qualunque cosa si potesse chiudere, ma veramente qualunque, grazie ad una grandissima partita dei due esterni di centrocampo, tali Gosens e Atebur, tant'è che Gosens fa un gol su assist di Atebur. Io questa cosa ve la ripeto sempre, vi dico, quando un terzino crossa e l'altro segna, vuol dire che la squadra sta giocando veramente, veramente bene. Vuol dire che tutti gli effetti vi arrivano ad essere pericolosi. Ed è una frase che certamente non ho inventato io questa. E l'Atalanta continua a farlo, lo fa ormai da quando Gasperini è arrivato sulla panchina dell'Atalanta. L'unica cosa però che mi sento di dirvi è che questa Atalanta è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché in campionato è una squadra da metà classifica per le prestazioni che offre, per i risultati che ottiene, per il modo di giocare che imposta. In Champions League è tutt'altra squadra, è una squadra che domina, è una squadra che sa far male, e oggi è una squadra che ha vinto ad Anfield Road. Quindi, a mio modo di vedere, veramente, veramente tanto di cappello. Segna anche Josip Ilicic, segna il primo gol Josip Ilicic, un Ilicic che secondo me meritava assolutamente il gol. Diciamo che da quando è tornato non ho mai condiviso in modo estremo la scelta di Gasperini di mettere sempre continuamente Ilicic solo perché a lui piace tanto, sacrificando quindi magari un Miranchuk che quando ha giocato quest'anno ha sempre fatto bene e che poteva far parte degli schemi dell'Atalanta già dal principio. Però oggettivamente oggi Ilicic è tornato a giocare come si deve, è tornato a giocare a pallone, è tornato a far gol, è tornato a convincere, e credo che questo Ilicic in questo modo qua possa essere potenzialmente devastante per l'Atalanta. Complimenti. Ma il discorso del mio complimenti, io ve lo dissi già una settimana fa, poi parliamo anche dell'Inter ovviamente, c'è da parlare tantissimo dell'Inter. Il discorso che vi facevo io una settimana fa era semplicemente che l'Atalanta, secondo me, andava considerata come una squadra qualunque big del nostro campionato. Quindi, come considero l'Inter, considero l'Atalanta, ok? E non me ne frega che è esplosa da poco, ormai è tanto. E quindi, come considero l'Inter, considero l'Atalanta. E qui sarei rimasto stupito se l'Inter avesse battuto il Liverpool 0-2 in casa del Liverpool. E quindi ne rimango stupito ugualmente, in egual modo anche con l'Atalanta. Tra l'altro vi ricordo che in questo momento esatto siamo in diretta sull'altra piattaforma, la piattaforma Viola, per parlare di questa partita dell'Atalanta, la partita dell'Inter, per fare le pagelle. Quindi veniteci a seguire perché siamo in diretta. Al di là di ciò, l'Inter. Allora, anzi, aspetta un attimo. L'Atalanta che tuttora, se non vado errato, vado un po' a memoria, ma mo voglio andare a controllare, resta comunque terza perché l'Ajax ha vinto. Atalanta, terza, esattamente 7 punti, però il Liverpool resta a 9. L'Atalanta comunque ha un match contro il Midtjylland, ha lo scontro diretto contro l'Ajax, e a questo punto credo che possa veramente sperare di fare il colpaccio e passare quasi da prima. Certo, bisognerà capire cosa faranno le altre, però questa è una cosa da valutare. Detto ciò, l'Inter. Allora, l'Inter, io credo innanzitutto che ci sia stato un arbitraggio non in linea con una partita di Champions League come Real Madrid, come Inter Real Madrid, ma con una partita di Champions League, punto e basta. Perché il cartellino rosso a Vidal, io non so cosa gli abbia detto Vidal, ma secondo me è molto molto esagerato, perché tu hai appena dato un giallo, nella stessa litigata, nella stessa azione non puoi dare il rosso, almeno che il giocatore non ti dà un pugno, non ti dà una spinta, tu non puoi dargli il rosso. Secondo me l'arbitro è semplicemente voluto entrare nella storia della partita cacciando un rosso, non vedeva l'ora di tirarlo fuori, di sentirsi autoritario, di sentirsi la carica di tirarlo fuori. Ora non so cosa gli abbia detto anche Vidal, insomma, l'arbitro di che nazionalità è, cioè nel senso conoscerà la lingua della sua nazionale e della sua nazione, conoscerà l'inglese, a meno che tu non gli abbia detto fuck off, e in quel caso sei un coglione. Io sinceramente dubito che l'abbia insultato in modo così aspro, cioè Vidal è cileno, quindi
non credo sappia tipo il mandarino per dire. Comunque, al di là di ciò, non lo so. Fatto sta che oggettivamente, l'espulsione di Vidal, secondo me, esagerata, ha tagliato le gambe all'Inter. Un Inter che poi era già andata sotto per il calcio di rigore di Hazard, con Handanovic che si butta con tipo 12 mesi di ritardo. Cioè, tipo, veramente, vabbè, rigore non gli si può dire nulla. Handanovic, che tra l'altro è un signor portiere, uno dei migliori del nostro calcio, se non il migliore in assoluto, fate voi. Però tira Hazard, che tra l'altro gli hanno provato anche lì, il peggior giocatore del Real Madrid, quello che non ne azzecca mai una, da anni che delude, non ha mai azzeccato niente davanti a Madrid, bam, rigore, batte lui, gol. Comunque, mette la palla a sinistra di Handanovic, Handanovic si butta dopo 6 ore, ha intuito, perché grazie al caso, se mi butto dopo, intuisco anch'io, però quella palla non la prende. Fatto sta che il cartellino rosso taglia le gambe all'Inter, un Inter che chiede un rigore anche dopo, che secondo me c'era, perché il rigore dopo il rigore secondo me c'era ed era netto. Io resto dubbioso su come si faccia a non dare quel calcio di rigore ai tempi del VAR, perché sì, perché se c'è un fallo, se c'è una, se ci sono gli estremi per il calcio di rigore, è calcio di rigore. Cioè, per me questa è una cosa troppo palese, troppo palese. Poi segnerà Rodrigo. L'Inter credo che in questa Champions League gli vada tutto in culo. Tutto quello che può entrare gli entra in culo praticamente. Rodrigo è entrato tipo da 12 secondi, entra e fa gol subito. Manco il tempo di entrare, manco il tempo di arrivare in porta dalla panchina che stava e fa gol. E credo sia, non lo so, poi vedremo dai dati, il gol più veloce della storia della Champions League. Questo ci fa capire anche il momento dell'Inter in Champions League. Al di là di ciò l'Inter è quasi eliminata. Quasi eliminata senza dubbio, perché perché prendo la classifica anche in questo caso. L'Inter è ultimissima nel girone. Oggi, non so se avete visto, il Gladbach gliene ha fatti in altri 4 allo Shakhtar, quindi per un totale tipo di quanti? 12, 10, quanti l'hanno preso? 10 mi pare. 6 all'andata e 6 e 4 al ritorno, pazzesco. Pazzesco, no, uno Shakhtar che ha fermato l'Inter, ha fermato il Real Madrid e continua a prendere gol praticamente come se piovessero. 4-0 quindi al ritorno, e questo ha inguaiato l'Inter, quasi Real Madrid pure in realtà, che rischia di perdere il posto. Certo, se Real Madrid le vince entrambe e se l'Inter le vince entrambe, passano Real Madrid e Inter. Però io credo che il Real all'ultima partita, e mi dispiace dirlo, con il Gladbach, con un pareggetto passerebbero tutte e due, si accoccola, perché risulterebbe abbastanza inutile secondo me al Gladbach o al Real Madrid, però soprattutto al Real Madrid, per fare il partitone della vita per eliminare il Gladbach. Che sti cazzi, sostanzialmente sti cazzi. Se il Real Madrid vince la prossima lo Shakhtar va a 10, se il Gladbach perde rimane a 8, l'ultimo Real Madrid si prende il primo posto con 11 punti e va avanti, fanno una biscottata. C'ho paura che succeda questo, c'ho l'impressione che possa accadere questo, perché secondo me l'Inter oggi la gara l'ha buttata, adesso è praticamente impossibile. Ve l'ho detto, Gladbach 8, Real 7, Shakhtar 4 e appunto Inter solamente 2 punti, frutto di due pareggi e due sconfitte maturati in questa UEFA Champions League. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, iscrivetevi al canale. Voglio dirvi una cosa, poi chiudiamo rapidamente. Eriksen, mi è sembrato anche a voi, ne parlavamo oggi in un gruppo su WhatsApp, che il cambio di Eriksen fatto da Conte sia stato un po' come tipo per prenderlo per il culo. Cioè, stai perdendo 0-2, levi tutte le punte, cosa proprio idiota, stupida, proprio una cosa idiota, perché se tu levi tutte le punte non segni più, non segni più, a meno che tu non abbia un falso 9 fantastico, ma il falso 9 fantastico non ce l'avevi. Non segni più, non solo, tu levi tutte le punte e metti Eriksen negli ultimi 5 minuti per fargli fare che cosa? La passarella della merda, che stai perdendo 0-2 e perderai quella partita, per quello che perderai. Non solo ti rassegni, dimostri di gettare le armi prima della fine della partita, ma poi fai fare pure la figura di merda ad Eriksen. Ma perché? Ma perché? Boh, vabbè. Fatemi sapere la vostra, iscrivetevi al canale, boh, shalala, ciao.